Buonasera a tutti. Tu può essere una sera seduto in un grande fuoco, briganda fra il diavolo, la Roma sua sottiglia mette paura, ma a parte che dopo più di 200 anni ancora se ne era capito che era il diavolo un danno, ma da sicuro non era io. Io mi chiamavo briganda fra il diavolo, mi chiamavo Michele Pezza, e era colombero e pure duca, duca di Cassano. Comunque, prima di essere duca, soprattutto sono stato colombero di esercito. E quando a dicembre 1798 a Ravanna stariata l'era francese, che io erano proprio arrivata, non io, mi sono fatto passare uguale, danno, per 6 mesi. 6 mesi che ero stato a Napoli, qua non c'è riuscito a mettere bene, perché qua non mandava io. Io teneva tutta la linea dei confini, organizzava tutta la resistenza. E il colonnello che comandava tutto quanto. I loro che hanno fatto, mi hanno visto non brigata. Chissà perché brigata. 1799 si sono giù e si per mandare si è venuto a scappare, ma poi è venuto 1806 è venuto il re, chi è il territorio di tutta la persona è venuto a ritrovare a me sempre colonnello comandante di corpo volante e ma le cose erano un po' cagnate perché la gente era basta tanto contenta i sacrifici che aveva fatto, cose, non gli era apprezzata nessuno e allora era diventata un po' difficile trovare i volontari. Eppure ai francesi si sono fatti passare i guai, pure stavolta si sono fatti passare i guai. Se quando a battaglia hanno perduto, io, perché mi hanno fatto dubbi di Cassano? Perché sono venuto a Cassano con i francesi. Proprio mentre stavo a Vence, vennero chiamate in Sicilia che quando veniva la fatuga. E allora che vuoi fare? I francesi togliono, hanno ripigliato la rete che hanno venuto. Loco. Dopo di questo mi hanno mandato a Gaeta. Da Gaeta sono rassegnato fino a Sora. A Sora due battaglie. Rosso. La prima la sono venuta, la seconda la sono perduta e sono da scappare. E scappando, a dove siamo arrivati alla Valle Carolina. Loro sono venuti l'ultima battaglia, in me la chiamata. E oggi, 11 novembre 1806, mi tocca il trabucco, mi hanno condannato a morte. Loro mi volevano pure esercito sé. E noi dobbiamo portare l'esercito nostro, mandare gli stessi gradi, la stessa paga, tutto, viene lui. E no, in ingagna come va e viene. E quando sono data una parola, è che sono detto no, e mi hanno condannato a morte. E oggi la tocca tra bocca, stavo a ballo, mi sto aspettando, quello si disse. Prima non gli piacevano le chiese ai francesi nel 1799, ma pare che siano affezionati alle chiese purissime. Allora mi hanno portato, mi hanno fatto confessare, mi hanno fatto fare la comunione, mi hanno mandato il prete a accompagnarmi. Poi sono uscito. Io me ne vado. Io fra 5 minuti ci sto più. Ci siete rimasti solo. E pensate bene a quello che te l'hanno fatto. Perché quello che voi siete stati capaci di fare, sia il 1799, sia il 1806, è una cosa che non andrà ad ascoltare mai. Tenete a sapere che siete capaci di fare quando vi mettete sotto e volete fare una cosa. Ma che se non vi piace, che se non lo vuole far ascoltare. Perciò vi racconto che la storia è tutta andata alla nera. E voi state sicuri che la gente che vi racconta la storia lo c'è. Da poco a poco.